Ciao ragazzi, oggi andiamo a fare un dolce, una mousse al cioccolato con frutto della passione e mango. Per prima cosa andiamo a preparare la crema inglese che ci servirà come base per la mousse. Quindi andiamo a mettere a scaldare 75 g di panna. Perfetto. Questa qui la rimettiamo in freezer perché la dobbiamo montare. Poi andiamo a mettere 3 tuorli in una ciotola. Li sbattiamo con 20 g di zucchero. Li sbattiamo, li amalgamiamo semplicemente. Mentre la panna si scalda andiamo a tritare anche il nostro cioccolato. Mi raccomando, fatelo abbastanza fine perché poi dovrà fondersi solo con il calore della crema inglese calda. Questo qui è cioccolato fondente al 72%, quindi è bello forte. La nostra panna è calda, andiamo a metterla nelle uova, girate mi raccomando. Ok, adesso andiamo a rimettere il nostro composto di panna e uova sul fuoco. Dobbiamo portarlo alla temperatura di 82 gradi per formare la nostra crema inglese. E andiamo sul fuoco. Ok, mettiamo la crema inglese sul fuoco. Come vedete il fuoco è molto basso, andiamo a girarla, mi raccomando, costantemente per evitare che si formi la frittata, e dobbiamo portarla a 82 gradi. Allora, la nostra crema inglese ha raggiunto gli 82 gradi, andiamo a metterla nel nostro cioccolato. Ok, e adesso dobbiamo farlo sciogliere. Ok. Come vedete si sta sciogliendo. Ok, come vedete si è sciolta, deve essere, mi raccomando, bella lucida. E adesso dobbiamo andare a montare la panna e aggiungerla al composto. Allora, io ho messo il contenitore d'acciaio in freezer, come vedete ben freddo. Adesso vado a metterci la panna e vado a montarla. Io uso la frusta a mano perché è poca, potete usare benissimo la planetaria o lo sbattitore elettrico. Non deve essere montata ferma, ma diciamo a crema. Ok, la consistenza che deve avere è questa qui. Come vedete è montata, ma non è assolutamente troppo ferma. Adesso andiamo ad incorporarla al nostro cioccolato, poco alla volta. Quindi mettiamo un po' di panna. Adesso con movimenti, mi raccomando, dall'alto verso il basso. Dobbiamo uniformare le densità. Molto delicatamente, mi raccomando. Allora, adesso andiamo a mettere la nostra mousse nei bicchieri dove poi la serviremo, in dei pirottini. Io questa qui la congelerò perché poi vado a mangiarla un altro giorno. E andiamo. Ovviamente con una sac à poche qui fate meglio, se volete essere, diciamo, ordinati. Andiamo a batterla un attimino per farla assestare. Adesso andiamo a mettere tutto in frigorifero e nel frattempo ci prepariamo la nostra gelatina di mango e frutto della passione. Allora, adesso andiamo a fare la nostra gelatina, diciamo, in realtà di gelatina non ce ne metto tanta, giusto un po' per legare, di frutto della passione e mango. Quindi per prima cosa mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda. Poi andiamo a ricavare il nostro succo dal frutto della passione. Dobbiamo eliminare i semi, quindi li passiamo con un colino
così che abbiamo solo il succo alla fine. Poi mettiamo tutto nel bicchiere con il frullatore a immersione e adesso andiamo a prenderci il nostro pezzo di mango. Lo peliamo e adesso andiamo a tagliarlo a pezzi, così è più facile frullarlo. Lo mettiamo dentro, così. Adesso andiamo a frullare il tutto. Perfetta. L'acida, acida al punto giusto, dolce. Abbiamo preparato la nostra frutta, adesso andiamo a sciogliere la gelatina in davvero 20 grammi d'acqua, li andiamo a scaldare un attimino e poi ci sciogliamo la gelatina che intanto ha ammollato in acqua fredda. Allora, abbiamo scaldato la nostra acqua, strizziamo la gelatina, ce la mettiamo dentro e la sciogliamo. Andiamo ad aggiungerla alla nostra salsa, mescoliamo. Ok, adesso prendiamo le nostre mousse. Allora, andiamo a mettere la nostra salsa nella nostra mousse. Iniziamo da questi. Questi qui poi andranno in freezer, ce li mangiamo poi. E poi andiamo con questi. Mi raccomando, fate lo strato di circa, un centimetro. Ok. Adesso la nostra mousse va di nuovo in frigo e dove dovrà appunto solidificare la parte diciamo sopra, diventare un po' più gelatinosa e ci vediamo dopo per l'assaggio. Allora, le nostre mousse sono pronte, io le ho messe un po' in freezer per fare prima, altrimenti devono stare un bel po' in frigorifero per rassodare la gelatina sopra. Io ci ho grattugiato adesso un po' di cioccolato sopra con la grattugia e ci ho messo due foglie di basilico, sale e le cinette, quelle per più tenere, per decorare. Ma potete usare benissimo anche la menta, però mango e basilico stanno veramente bene insieme, quindi va bene. E adesso andiamo ad assaggiare. Allora, fondiamo il cucchiaio, tiriamo su e vai. Lo vedete il sorriso? No ragazzi, è davvero buonissima, la mousse è bella, ariosa, leggera, è venuta proprio bene. E il mango sopra, il frutto della passione acido, spettacolare ragazzi. No, vi giuro, dovete rifarla. Assolutamente, è una cosa spaziale, cioè guardate la mousse come è ariosa, le bollicine dentro l'aria perché è venuta bene, quando è così vuol dire che è venuta bene. Ragazzi, non vi resta che rifarlo, ci vuole poco, sì perché ci vuole poco, ha bisogno solo di un po' di riposo in frigorifero, è estivo, è fresco, c'è il cioccolato che non guasta mai. E niente, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividete e commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'avete rifatto. Tutti gli ingredienti sono qui sotto, c'è anche la preparazione e se volete c'è anche il link di Patreon per sostenermi. Alla prossima e ciao!